Ok, come potete vedere dal grafico, quasi il 50% di voi non è iscritto, quindi iscrivetevi, ragazzi. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Paper Mario Fury Gum King. Oggi andremo a... Beh, non andremo a fare una cosa precisa, in particolare. Cioè, allora, l'ultima volta eravamo rimasti qui, avevamo liberato Bowser e avevamo salvato perché, beh, ci diceva salvataggio. Quindi avevo presupposto che non ci fosse nient'altro da fare. Ma, in realtà, prima di andare avanti con la storia, ci sono un paio di cose che avrei intenzione di fare prima di andare avanti. Per esempio, completare tutto il resto, che è, nel caso nostro è Borgo Toad, ma non si può fare il tutto ora, quindi si farà ma non tutto. Bosco Bisbiglio, che si può fare ancora. Poi, vabbè, il castello di Bowser e poi basta in pratica. Quindi, beh, che dire, andiamo a vedere. La prima cosa è nel castello di Bowser. Ed è abbastanza ovvia, cioè è l'unica parte che non abbiamo esplorato, quindi ci stava. E è praticamente nella sala sulla sinistra. Non vado a leggere i dialoghi di tutti gli scagnozzi, anche se ce ne hanno uno per ognuno, credo, poi non mi ricordo, però sì. Vabbè, era necessario fare quello prima o dopo, però a sto punto lo facciamo, dai. Lui dice vai di qua, alla sua sinistra. Ah, Mario, benvenuto. Questo è un semplice magazzino, ma aspetta di vedere cosa c'è dietro quella porta. Di norma non ti avrei mai permesso di entrare in quest'area riservata, ovviamente. Ecco perché ho installato questo sistema di sicurezza. Nessuno entra qui senza il mio permesso. Per sbloccare la porta devi fare qualcosa con queste colonnine. Le colonnine c'entrano di sicuro. Sì, hai capito bene. Fai qualcosa con le colonnine e alla svelta magari. Sì, ok. Vedo un pulsante rosso grosso come la luna. No, era... Oh, sì, in questo modo. Ok. Ah, dovevo immaginarlo che ci sei arrivato. Mi sa che devo farmi dare un rimborso da quelli che mi hanno installato questo sistema. Vabbè, ora seguimi. Wow, ma è davvero notevole, anche se non ho idea di cosa sia. Ho un po' di pazienza, origametta, ma ora Mario ho un altro incarico per te, vieni. Va bene, ma prima andiamo un po' sulla destra. Sì, destra. Sì, no, stavo per dire destra, sinistra, e poi no, è destra, però ho sbagliato. Però vorrei andarci. Che cavolo. E allora mi prendo in giro. Oh. Ok, tutti i blocchi colpiti. Con questo credo tutti i tesori presi. Soldati ritagliati. Oh, ok, sono ritagliati. No, ce ne manca poco, diciamo. Il soldo è l'ultimo, ma non possiamo prenderlo per ora. Ci credi che Brother Bowser mi ha di nuovo invitato di guidare la Clown Junior? Ma cosa si aspettava? Farmelo fare senza nemmeno un po' di esercizio? E nemmeno un grazie per averlo salvato dal castello di Peach. Puh, vabbè. Ok. Chissà dove andrà. Ah, qua. Premi il pulsante sinistra e tutti i nostri problemi saranno risolti. Su, fallo. Vediamo un po' che c'è scritto. Arma segreta. Ah, usare il pulsante a sinistra è scritto piccolo. Vabbè, anche qui Kamek doveva arrivarci. Cioè, se no sarebbe stato troppo facile.
Wow, è un vascello, è una nave volante. Wow, almeno mi devo vedere con altro ottimissimo modello. Ah, wow, è proprio bello, e vola davvero? Ti piace Mario? In altre occasioni magari l'avremmo usato contro di te, chi lo sa, forse lo faremo comunque prima o poi, quindi non ficcare troppo il naso in giro quando sarai a bordo. Ok. Oh, farai di acquistare anche sul verale un mozzo, quindi. Come? No, questa è una scopa magica, non serve a pulire, anche se vedo già qualche angolo polveroso che avrebbe bisogno di una spazzatina. Scusatemi. Ok. Alla porta è pronto agli ordini. Bobby, sei tu? Ma come... Cosa stai succedendo? Ho le allucinazioni? Come fanno ad esserci più Bobby? Pensavo che Bobby fosse andato dopo avermi salvato con quell'esplosione. Cosa, mi stai confondendo con un'altra bomba? Non fa niente, mi capita di continuo. Una nuova bomba ci assomiglia un po' a tutti quanti del resto. Anche tu hai una riva che mi fa divinare, però. Piccolo il mondo, eh? È Areoli, ve lo dico. Sarà come dici tu. Sai cosa, non voglio rimuginare troppo su questa cosa. È bello rivederti, Bobby. E grazie. Ok. Wow, sono proprio precisi. Tutti a bordo, 5 minuti a chiamare il castello di Peach. Ok, quando siamo pronti, diciamo. Voi due, fate quel che dovete fare prima per i vostri preparativi. Mi hanno detto che qualcosa contro il mar d'aria potrebbe tornare utile. Sì, ok, ma non è quello il preparativo, tra virgolette. Ma bensì tutto il resto. Allora, il trofeo che voglio prendere non lo possiamo prendere per ora. La maggior parte delle cose che si trovano o a Borgo Todd o a Bosco Bisbiglio. Quindi, beh, andiamo, semplicemente. Che dire? Ci vediamo là, quindi, no? A meno che non ci siano dialoghi o cose così, ci vediamo là. Ok, questa parte era per me abbastanza importante, poi dipende per chi lo usa. Però, ora che abbiamo completato quasi tutti i tubi, manca solo il sesto, ve li faccio leggere. Ok, il primo porta a molte belvedere, ok, qui me lo ricordavo. Il secondo, se non sbaglio, era Ninja Land. Il terzo non è al Canyon Dolce Carta come mi aspettavo all'inizio, ma bensì al deserto Carta Vita Maggiore, sì, infatti. Il quarto alla Torre degli Oceani, ok. Il quinto, appunto, l'abbiamo visto, è all'Eterno Paradiso. Il sesto è un segreto, per ora almeno, poi ci andremo, però per ora no. Ora... Prima di andare al museo, perché so che ci andremo al museo, ve lo dico. No, Vito Fè, sì, lo so, ma non è questo il punto. Io sono qua, sì, lo sto facendo bene, a Borgo Todd. Però, in realtà, preferisco andare prima a Bosco di Sbiglio e poi a Borgo Todd. Quindi, beh, e potete notare che la canzone varia ogni volta che salviamo, cioè, che distruggiamo un nastro. Quindi ora è quella completa. Beh, ci vediamo a Bosco di Sbiglio, a quel punto che intendo. In realtà non è solo Bosco Bisbiglio prima di andare, sono due. Cioè, uno è Bosco Bisbiglio e uno è più avanti, è alla valle che sono a Monte Autunno. Quindi, già, ci vediamo a Bosco Bisbiglio. Ciao! Olè, siamo qui a Bosco Bisbiglio, anche se non è proprio il bosco, è proprio l'accampamento. E qua hanno sotto la legna per metterla... No, per mettere semplicemente un coso là. Ok. Quindi, carta mani al fuoco, raga. Saltiamo. Ah, sta proprio sopra. Sapete cosa? Forse ci devo mettere qualcosa sopra prima. No, che come ho detto, posso mettercela ancora. Anche ora, non ancora. Proviamo a creare qualcosa. Ok, conchiglia gigante. Tra gli oggetti importanti abbiamo un sacco di chiavi. Vorrei vedere un po'. Aia. Non so come sono, vi dirò dentro e non voglio saperlo, ma è arrivata l'ora di venire fuori. Ci sono stato troppo. Stavo cominciando a pensare di essere una perla mutante, che non è bello. Oh, sei tu Mario, sei stato a salvarmi, grandissimo. Sono in custodia di questo posto, mi ero andato su una grande cerca di nuovi ingredienti per il barbecue. È stata una bella avventura, ma i grigliari e costolette mi mancava troppo. E sono tornato. Ok, bene, grazie, no, ma vabbè. Quindi, qua, non abbiamo ancora completato tutto perché manca ancora i tesori. I tesori hanno a che fare con la casa, che, se vi ricordate bene, diceva: non posso farvi entrare perché il padrone non c'è. Ora ci dice: intanto che vivi qui è tornato, ma pare che aver cambiato il suo lo stile del suo abbigliamento. Ah, no, questa battuta non fa ridere, ma vabbè.
Ah, qui si sta bene il caduccio e c'è uno squisito profumo di costolette. Ok. Nonno fusto. Ok. Ti ricordi quel grosso albero nel bosco? Quando c'è vento è come se si mettesse a cantare. Mai tagliato un albero così grosso? E ne è valsa la pena, ora abbiamo tutta la legna che ci serve. Bene, ora dovremmo andare al Borgo Todd, ma in realtà. Cioè, sì, andiamo a Borgo Todd per la prossima volta perché voglio farvi notare una cosa. Quindi ci vediamo a Borgo Todd. Non so se l'avete notato, ma la casa ci ha detto arrivederci. Ok, ora che siamo a Borgo Todd, vi dico dov'è che volevo farvi vedere quella cosuccia. Non è necessaria, cioè, non è neanche importante, potete farla, ma come non farla? Però, sì, è il Todd dei cuori. Ed è l'ultimo, anche se ce l'abbiamo già in teoria. In pratica no, però in teoria sì. In questo preciso momento il numero di esatto di cuori che sfuggono al tuo abbraccio è 1. Osserai sfidare i marosi del fatto alla ricerca dei cuori dei loro amori sfuggenti? Sì. Ok. Se un cuore infranto fosse intorno avrebbe una scatoletta intorno. Addio, addio, prenderti con Jedi finché un nuovo indizio da me vorrai. Allora qui ti conturano i tuoi piedi e con questo passo più leggero viaggerai. Ci vediamo a Monte Autunno, perché è lì che dobbiamo andare. Ciao. Ah già, c'è sto Todd che fa. Dov'è il Todd blu? E l'altro che fa. Dov'è il Todd viola? E poi c'è il tizio dell'acquafobia, idrofobia, però al contrario. Ok. Ora che siamo arrivati a Monte Autunno, dobbiamo andare in un posto preciso che è dove c'erano quei tre amici della fiesta del messicano, quello con i denti che tagliano le scatolette, e l'altro che non mi ricordo, era uno spunzo che ha portato il cibo, che tra l'altro è il tonno, però vabbè. Ok, io tanto provo ad aprire la tira, vuoi che io provo una anche a te? Sì, dai. Cuore PV max più 5, ok. PV massimi più 5. Bene. A quanto pare i tuoi PV sono aumentati di nuovo, Mario, e sei anche un po' più forte. Ok. Ora, prima di andare avanti, torniamo di nuovo a Borgo Todd. Il castello di Bowser, come ho detto, non possiamo prenderlo ora, quindi a Borgo Todd. Ciao. Ok. Ora è il momento proprio che stavamo aspettando da tanto tempo, in cui noi dobbiamo andare a vedere un po' ovunque cosa non abbiamo fatto nelle volte precedenti a Borgo Todd. Una era questa, in cui ci faceva vedere il riccone che potevamo prendere un tesoro. O no, tesoro. Però mi sa che l'abbiamo già fatta. Infatti mi ricordo che avevamo preso anche le monete. Ecco, infatti, prendo la monete di nuovo. C'era lui e poi ci sono gli altri Todd che lo aiutavano. E quindi questo no. Era più che altro era un posto singolo che poi vi farò vedere. Lì non c'era niente. Lì sì, invece, e ora ve lo faccio vedere. Non riesco a trovare l'uncino per i tombini. Per caso ne sai qualcosa, Mario? Sì, qua. Ehi, l'ho trovato anche se lei aveva un'idea del genere di stessa a cui siamo stati esposti qui. Ma non mi faccio troppe domande, io devo solo aprire le fogne. Quando me lo chiedono lo faccio. Beh, comunque, eccoti un premio. Ah, oh, grazie. Mario! Grazie, dopo tutto questo tempo ci serviva un premio come questi. E non c'è spesso nei giochi di Mario. O di Paper Mario neanche. Sai perché da queste parti ti amano le fogne, vero? Ma perché sono coperte di graffiti? Per qualche assurdo motivo credevi che la gente si mettesse in coda per entrarci? Per l'aroma? No, non volevo farvele vedere, quindi non so. In realtà non è manco completo. Cioè, praticamente ogni capitolo, roba, quello che è, c'è, si aggiunge un'immagine. Lungo tutta la galleria ci sono sempre nuove immagini. Ve la farò vedere forse alla fine, perché forse ho voglia, forse no. Non devo per forza, però. Boh. Non fa neanche parte del 100%, quindi sì, potrei farla come puntata bonus, però meh. Poi si passa alla parte sud, in cui c'è, beh, qui accessori, ma tanto non ci servono, altrimenti finisce la nostra corsa, sapete com'è. E qua niente, neanche. Qua c'è un tesoro, che non possiamo prendere per ora.
c'è un tesoro anche là, due in realtà, o tre, non mi ricordo, no, tre. Però non so se non so quali abbiamo preso e quali no, però so che non li possiamo prendere per ora. Cioè, potremmo prenderne uno, no, per forza. Gli altri due sì. Quindi non era qua, era dietro, ecco. Dove si trovano la maggior parte dei tesori è qua. Io sono pronto e tu sei pronto. Tu ho dei tesori da collezione, mi raccomando, è un segreto. Nastro adesivo e forbici, ok. Non vorrei dire niente, ma vanno anche accoppiata, perché in genere quando usi il nastro adesivo non funziona mai quella roba per tagliarlo, tipo forbici. Quindi serve sempre le forbici. E quella volta in cui provi a non farlo, ti sbavi soltanto con quel coso. E succede a tutti, ma soprattutto a me. Questo, aspetta, voglio vedere, è l'ultimo o mancava qualcosa? Mi sa che no. Ok, stai lavorando con cose, cioè, ok, ci manca un ultimo. È lo stesso motivo per cui non possiamo prendere uno dei due, no, dei tre trofei in posto. Che probabilmente metterò insieme alla puntata bonus, tra virgolette, quindi o prima o dopo lo farò, ma non ora. Il resto è qua. Quindi a questo punto, sì, ci sta. Andiamo qua e vediamo. Nuovi trofei. Spegni la novità, Mario, ho ricevuto uno dei più titoli di trofei. Re dell'arena, combatti 200 battaglie o più. Campione degli anelli, ok. Salvatore dei Todd, quanti ce ne sono? Ok, se i miei calcoli sono... Oh, 10, che significa che siamo già a 5. Abbiamo anche il calamaco, 165. Ecco qual era. Io mi ricordavo che c'era 144 all'origine dell'isola Plenilunio. Ok, dovremmo andare anche all'isola Plenilunio poi, ma non ora. Prima voglio finire di vedere queste ultime cose. In pratica qua è quello in cui dobbiamo comprare la maggior parte delle cose. Quindi 3, 2, 1, ok. Ok, non sono molti, perché più che altro la maggior parte sono o isole che volevano creare o cose così. O parlano dell'isola quadro e di cosa c'è all'interno. Come si chiama? Monte dei Ghiacci, vero? Tipo, come fa a esserci un monte dentro un'isola che è sott'acqua? Vabbè, non mi faccio domande. Ok. Nastro verde, vert. Ok. C'è scritto pagina 2 su qualcosa, ma non mi ricordo. Si vede qualcosa che... O è un... Sì, è un 3 per forza, non è un 9. Non è un 8, sì, credo sia un 3. È al posto di dov'è la mia videocamera ora. Sì, 3 su 3, appunto, sbagliato. Fonte dell'iride, percorso 1. Ah, questi dovevano essere dei percorsi. Almeno questo c'è. Questo c'è. Questo... Fonte dell'iride... Com'è? Sì, sì, questo pure. Questo pure, solo che è un po' strano. Vabbè, qua abbiamo preso tutto. Ok, no, non è tutto, però non possiamo farci niente, almeno per ora. Allunghiamo leggermente il video, perché tanto non ci fa niente se vi faccio vedere il resto delle cose. E qua andiamo. Tanto 20 minuti o 21 è uguale all'incirca. Nastro viola, ve li faccio vedere anche perché sono molto più veloci.
Sono pochi perché sono nelle isole, quindi non c'è molto da fare. Nel nastro verde o ci sono o non ci sono per niente. Fermi un secondo che controllo. Todd, c'è. No, ok, ci sono sui nel nastro verde, però sono così pochi che non li hanno messi. O li hanno messi però arrivano dopo. Però non credo. Sì, non credo. Qui ci sono i tesori. E 1,60 sono la maggior parte completati. Tranne questo che è uno degli ultimi boss. Questo che non mi ricordo cos'è, ma ha a che fare con dopo il gioco. Prima dovete completare il gioco una volta, anche solo normale, poi farlo. Dovete combattere il boss finale, in due parole. Questo, ok, no, qui lo riavvio. Qui ce li dovrei avere tutti, ma non saprei dire. Sì, ok. Fermi. Ok, qui la maggior parte delle cose ignorate, ciò che è successo 2 minuti fa, sono prese. Ok, 120. Quindi presumo sia l'ultimo. Oh, ok, si compensavo. Ci sono molti tesori qua. Uno è a Borgo Todd, due sono a Borgo Todd. Uno è il castello di Bowser, so dov'è ma non possiamo prenderlo. E poi ci sono i trofei. Secondo. Allora, dobbiamo raccogliere 300.000 monete. Lo sapevo che sarebbe accaduto questo momento, ma dobbiamo ancora aspettare. Blocchi di punto interrogativo sempre lì, dobbiamo aspettare. Questo lo possiamo fare, ma lo faremo nella prossima puntata o in quella dopo l'ultima, perché mancano poche. Ottieni un punteggio perfetto, completa tutte le sfide, Shy Guy Finish Last, non mi ricordo come si dice in italiano, tipo do show. Supera 16 livelli incontro in tempo, quello che dicevo al laboratorio bellico. Stessa cosa nei limonelli nel laboratorio bellico. Completa la pinacoteca, salva tutti Todd. O era... No, che questo è quello, la prima cosa che abbiamo fatto. Ottieni tutti i tesori da collezione. La galleria di personaggi origami. Completa la biblioteca. E abbiamo quasi finito. Ma non c'è tempo per vederli ora. Cioè, ci sono i nemici, ma tanto sono uguali, li facciamo la prossima puntata. Quindi semplicemente io vi dico, ci vediamo alla prossima puntata di Paper Mario Gaming, in cui probabilmente finiremo le ultime cosucce, se non è la puntata bonus, perché potrebbe essere che lo faccio una puntata bonus. Io vi saluto alla prossima puntata, scusate ancora per prima, ciao!